ogni libro mitologico è spiegato in modo logico che gli dei si erano dati dei mestieri organizzati. Giove, il nume prepotente, da buon re non fa mai niente. Sol se in collera si mette, lancia un poco di saette. Marte è sempre richiamato, sta Nettuno nel bagnato, fa a Vulcano lo stagnino e Mercurio fa il postino. Ecco Venere tener nell'Olimpo garçonnier le lezioni sull'amore, ne sa più di un professore. Dottore, una parola, sarò breve. Egregio dottore e direttore, perché io lavoro nella sua azienda? Perché lei una bella mattina vidi questo viso intelligente e onesto e disse: questo è l'uomo che non mi devo lasciare scappare. E non mi lasciò scappare e mi assunse in qualità di fattorino. Dopo 3 mesi di brillante servizio mi sento maturo di essere un impiegato veramente modello e di avere anche una promozione, naturalmente con aumento di stipendio, assegni familiari, annessi, connessi. E poi siamo paesanuzzi, ci dobbiamo aiutare, siamo siciliani. Permette che le bacio le mani, eh? Ma cosa sta facendo? Stavo spolverando. Venga più presto in ufficio, questi lavori li faccia prima. Mi permette, direttore, una parola? Sarò brevissimo. Una sola? Sì. Dica. Egregio dottore e direttore, perché io lavoro nella sua azienda? Perché mi è stato raccomandato dall'onorevole Pepitone che, oltre ad essere padrino di mia moglie, è mio compaesano e purtroppo anche suo. E per non rifiutare questa cortesia, mi sono dovuto appioppare sul groppone un deficiente o un incapace come lei, va bene? E va bene, se lo dice lei, signor direttore, lei è come un padre. Va bene, va bene, va bene, stia zitto e mi lasci in pace, vada, vada. E non entri se non la chiamo io, signore. Pronto? Magri, l'ho chiamata io? No. Allora perché è entrato? Beh, sono entrato perché lei soffre di stomaco. Ma che c'entra? Se non ci penso io al suo stomaco, chi ci pensa? Prenda la pillola. Senta, Magri, vuol sapere chi mi fa venire i bruciori di stomaco? Me lo dica, che lo sistemo subito. E lei, con le sue ossessoranti premure, è peggio di una gastrite! Mi scusi, prende la pillola. Vedrà come si sentirà. Senta, porti via questa roba, chiuda la porta e non faccia entrare nessuno. Faccia comandi. Vada, vada. Vado. Pronto? Sì, ero io, cara. E c'era uno scocciatore, non potevo parlare, sì. Adesso non c'è più nessuno, amore, posso parlare. E che ti dico? Allora dimmi, Chip Chip, se non lo fai sei cattivo. Va bene, come vuoi. Chip, Chip, Chip. Ancora? Va bene, amore. Chip, Chip, Chip. Beh, adesso tu, senti, cara, adesso devo lavorare. E domani avremo il tempo di fare tutti i chip che vogliamo. Dove andiamo? Ma al solito motel. Va bene, ci andremo dopo, va bene, sì. Come? A Fregene, sì, il sogno del mare, va bene? Ci vediamo là. Quanto bene ti voglio. Ma un mare, qualcosa più grande del mare. L'Oceano Indiano. Ah, sì, l'Oceano Indiano. Scusami, cara, ti chiamerò più tardi. Magri, ma lei cosa fa qui? Facevo la guardia. Sono qui per non far entrare nessuno. Ma la guardia lei la dovevo fare fuori, non dentro. Fuori o dentro è sempre la stessa cosa. Niente affatto, perché quando uno parla con la moglie... Ma perché era sua moglie? Scusi, con chi credeva che parlassi?
E che ne so io, se lei me l'avesse detto prima le dicevo di salutarla anche per me e per la mia famiglia. Cosa? Sì, la richiami. Ma chi chiama lei? Sua moglie. Ma se ne vada. Un saluto. Vada fuori. Così? Ma se ne vuole andare. Vabbè, va. Scusi. Prendo tutto e vado. Ha bisogno qualcosa? Fuori! Vuole un calmante? Ma che fanno? Che fanno? La colpa è tua che sei voluta venire al mare. Beh, e adesso cosa vuoi fare? Ma perché non ce ne andiamo al motel, dico? No, no, al motel ci andremo stasera, ho detto. Quando torniamo. E poi devi sapere che il mare mi fa un effetto. Che effetto? Lo saprai stasera. Suona, papà, suona, papà! Accidente, quante macchine! Se non divento impiegato oggi, non lo diventerò mai più! Ma tu dici che il dottore ti promuove? Certo che mi promuove! Ed è per questo che lo dobbiamo subestare di cortesia! E se ti promuove impiegato, te lo aumenta lo stipendio! Certo che me lo aumenta! Mi aumenta gli assegni familiari, gli annessi, connessi! Che gioia! Suona, e suona! E mi raccomando, Mimì, la poesia! La non sciocca, vai a te. Dai, la sciocca, suona! E dai, riparti! Sei bello! Insomma. Farò in un lampo tesorone! Sì. Al mare si vive, al mare si ama, senza la moglie. Senza scocciatori. Dottore Bezzo! Chi l'avrebbe mai detto che il mondo era così piccolo? E chi l'avrebbe detto? Permette che le presento la mia famigliola, mia moglie Assuntina. Incantata. Piacere. E questo è il mio marmocchio, Mimì. Mimì, ciao. Lo sai chi è il signore? Certo, lo dici sempre tu a casa. È quella sordina coi baffi che fa il prepotente perché è il genero della padrona. È spiritoso, è scherzoso. E vabbè, non ci faccia caso, è un bambino intelligente, precoce. Oh, guardate che io devo... È molto intelligente, veramente, è molto un letterato, va bene. Dante Alighieri vicino a lui diventa un analfabeto. Sì, sì, sì. Di la poesia al dottore. No, non c'è bisogno, dopo... Permetta, dottore. Ma non c'è... Mi lasci. Ma allora... Va bene. Ma allora la dico? Certo, ci riempie di letizia il cuore questo incontro col dottore. Passeremo molto bene tutta la giornata assieme. Ah, no! Qui c'è un errore. Mi dispiace, dottore, ma non c'è nessun errore. Questa è licenza poetica. Bene, assieme. Guardi, lasci stare le licenze. Ma io... Ciccio? Francesco? La sua signora! Sì. Molto onorato, signora. Io sono rimasto estasiato, rimbecellito, rincretinito. Cara, questo mio dipendente è un fattorino. Per ora, è vero, dottore? Sì, per ora, ma non è nel momento né nel luogo. Giusto. Permetti, signore, che le presento la mia famigliola? Sì. Questa è la mia metà. Beh, direi tre quarti, un po' abbondante. Sembra il corsaro nero, ma non lo è. E questo è il mio marmocchio, Mimì. Molto piacere di avervi conosciuti e noi ce ne andiamo. Arrivederci. Ma che fa, se ne vanno? Dottore! Dottore! Dottore, ma dove va? Dove va? Mi vado a cercare un po' d'ombra perché il sole mi fa male. Ha ragione. Io lo dico sempre alla mia signora. Il sole fa male. Al mare bisogna andare a cercarsi un po' d'ombra. Bravo. E allora vogliamo andare, dottore? Dove? A cercare l'ombra? No! Ma come l'ha detto lei? Guardi che l'ombra me la cerco da solo, anzi con mia moglie. Loro permettono? Certo che glielo permetto. Lei è il mio direttore, ci mancherebbe altro. Allora, Assuntina, vieni. Accompagniamo il dottore e la signora che vanno a cercarsi un po' d'ombra da solo. Sentite, forse non mi sono spiegato bene. Voglio rimanere solo con mia moglie, va bene? Ma come, non le fa piacere passare una bella giornata con la mia tre quarti e il mio Mimì? E non mi fa piacere! A lei, a me, ma alle nostre signore sì. Sa, loro parlano sempre di sarte, di cameriere, di cucina. Mia moglie non sa cucinare. Tanto meglio, la mia signora insegna tutto. Fa certe polpette. Non mangio polpette. E lei la deve mangiare la polpetta. Magri! Se vuol farmi una cosa grata... Le faccio fare subito una bella polpetta. No! Se ne deve andare subito lei e la sua polpetta, va bene? Me lo poteva dire anche prima. Ah. Aspetti, scusatemi un momento.
Ma dove va? Devi dire la poesia. Ci riempie di letizia il cuore per l'incontro con... Mimì! Ma stai calmo. Scusami, cara. E allora siamo d'accordo. Dottore! Dottore, tutto fatto. Fatto cosa? Ho trovato l'ombra per lei e per la sua signora. E vada con il bagnino, vada, vada. Grazie per le sue cortesie. Vada, ci vediamo domani, eh? Prego, prego. Domani. Dovere, vada. Domani. Va bene qui, dottore. Ma che individuo impossibile. A un certo punto ho avuto paura che tu non ti liberassi più. Io? Si vede che non mi conosci, cara. Io con i miei dipendenti sono corretto ma energico. Ah, stai tranquilla che a quello qui non lo vedrai più. Speriamo. Permette, dottore? Accenda. Accenda. Ma Rigo. Allora l'accendo io. Desidera altro, dottore? Senta, Magri. Io esigo, pretendo che lei vada a trovare immediatamente sua moglie e suo figlio. Mia moglie e mio figlio? Eccoli qua. Dottore. Ma guarda la combinazione. Siamo pure vicini d'ombra. Ma lo sa, signora, che è tanto carino il suo costume. Trova? Sì, sì, anche a me piacerebbe farne uno tale e quale, sa. Ma mio marito è così geloso. Ah, questi siciliani così gelosi, così impetuosi e così passionali. Ma stai fermo tu! Mimì, smamme. Dottore, le dispiace reggermi il bicchiere? Me lo regga, me lo regga. Beva un po' di questa roba, sentirà che sciccheria. Ma io non posso bere questa roba, ma io soffro di stomaco. Ma che stomaco, la beva, è roba originale casalinga, fatta col sudore di mia moglie. Non le va bene. Signora, a lei piace il mare? Sì, molto. Sì, anche a me piace tanto, ma purtroppo non ci possiamo venire spesso perché mio marito soffre tanto di reumatismi, sa? Il suo marito non soffre di reumatismi? Beh, forse sì. Franco! Che c'è? Il dottore soffre di reumatismi. Ma tu che mi dici? Sì. Uè, uè, chi l'ha detto? Sua moglie. Mio... Sì, va bene, ma non è una cosa grave. Non si vergogni, dottore, non si vergogni. C'è un proverbio che dice: uomo reumatico è mezzo salvatico. È vero. E io ho un sistema che in 2 ore la guarisco. Non c'è bisogno, Magri. Ci dobbiamo aiutare, siamo paesanuzzi. Siamo, non siamo conterroni. Mimì, andiamo. Andiamo. Al lavoro. Ma dove va? Signora, suo marito, dove va? Ti aspetti, è per il suo bene. Ecco fatto, dottore. Fra poco lei mi dirà come si sente. Mi fate la cortesia di farmi uscire? Ma come? Non ha iniziato ancora la cura e già vuole uscire. Deve aver pazienza, dottore. Ora noi andremo a fare il bagno, poi ci asciugheremo, verremo qui, la tireremo fuori e lei si sentirà come il ferro. Signore, il mare ci aspetta. Vogliamo andare? Assuntina, dai un'occhiata sì. Al dottore. Fatemi uscire! Venga, signora. Voglio uscire! Bono, bono! È morto! Vattene più là, non fare schiomazza! Signora, lei rimane lì! Ma io non so nuotare! Non sa nuotare! Ci sono io! Venga, le insegno tutto io! Ma no, ho paura! Ma non abbia paura! Ma lo sa come mi chiamavano in Sicilia? Il pesce cane de Taormina! Guardi! 1, 2, 3, 4, 5, 6 Papà, ma quale pesce cane di Taormina? Ti chiamavano il baccalà di Fontana di Trevi. Sto figlio mio, figlio di una madre vedova, vattene via. È scherzoso. Venga, signora. Ma io non so neanche non da che parte incominciare. Sono un vecchio lupo di mare. Cosa si devo distenda. Fare? Si distenda. Dica 33. Ma cosa c'entra 33? Stavo scherzando. È emozionante. La sento l'emozione. Batte i piedi, batte. Papà, che faccia fa? Che faccia faccia? Vattene via. Vattene via. No, io voglio via, ancora andare bagno. Qui. Ma te ne vuoi andare che la signora si emoziona e non impara mai? Ogni tanto parlo in dialetto. Senta, signora, ora muove i piedini. Sì. Ah, che brava! E ora muove le manine. Che brava! Ma lo sa che lei è una pescia!
Quanto mi piacerebbe fare il morto a galla. Ecco, glielo faccio fare subito. Veda, il morto a galla si fa al contrario. Ecco, adagio, adagio, adagio. Buono, buono, dottore, non si arrabbi, è per il suo bene. Ma quale bene? Io qui sto morendo. Ma non lo dica neanche per il scherzo, al massimo diventerà abbronzato. E abbronzato sarà ancora più bello. Senta, signora, lei ci tiene che suo marito diventi impiegato? Ma è naturale. E allora possiamo metterci d'accordo. Sì? Si avvicini. Dica. Io ho bisogno di lei. Ma dottore, cosa dice mai? Io sono una moglie fedele, non tradirei mai mio marito. Questo è un ricatto. Ma che cosa ha capito? Ho capito benissimo, sa, non sono mica nata ieri. Ma forse non mi sono spiegato bene. Altro che, se si è spiegato, si è spiegato bene. Ha visto com'è facile? Non sono mica brava a fare il morto a galla, eh? Beh, più che un morto era un ammalato grave. Ma bisogna continuare, chi si ferma è perduto. Prego. La posizione. Come va? Questa è la posizione adatta. Continuiamo, signora, così impariamo. Signor McCree, ma che succede? Signor McCree, ma come è andato a finire? Ma cosa succede? Stavo facendo la pesca subacquea. Ma tu ci marci, papà, ma quale pesca subacquea? Sa che le dico che sono disposta a cedere, ma io non lo faccio per la promozione di mio marito. Beh, lo faccio per amore. Ma che fa? Draculetto! Basta! Fatemi uscire! Fatemi uscire! Dottore, perché grida? Voglio che mi liberiate immediatamente. Certo che la liberiamo, è l'ora del pranzo. Lo sa cosa ha preparato la mia signora per pranzetto? Non mi interessa, io vado a mangiare al ristorante. Ho cucinato con le mie mani, sa, guardi che un bel pranzetto. Ho detto che mangio al ristorante. Ha fatto delle polpette che sono una magnificenza. Mangio al ristorante! Assundina! Che c'è? Non insistere! Il mio principale ha già deciso. Sì, sì. Mangerà con la sua gentile consorte al ristorante. È un'insalatina mista. Per la signora va bene così. E per lei, dottore? Beh, io col mio stomaco non vorrei mangiare. Gli porti un brodino. Va bene una pastina in brodo? Se mai un consomè. Un'aletta di pollo bollita. Bene. Ma quale consomè? Quale aletta di pollo? Qua c'è un pranzetto con i fiocchi, preparato con le mani della mia signora. Ma Grill, l'avevo pregata che volevo mangiare al ristorante. Ebbene, stiamo mangiando al ristorante, solo che noi mangiamo roba di casa, nostrana. Fai vedere cosa c'è, Assuntina, fai vedere. Sarde alla beccafico. Sarde alla beccafico. Melanzane alla parmigiana. Melanzane alla parmigiana. La sorpresa? Pasta con sarde. Assaggio. Ma cosa fa? Stia fermo! Perché? E poi vuole col mio stomaco mi metto a mangiare questa roba. Lei si lamenta sempre con questo stomaco. Quando la roba è genuina non fa mai male. Signora, domani mi farà sapere come sta il dottore. Io le telefonerò. No! Lei non telefona. Come non telefona? Perché ha ragione la signora, quando la cucina è buona non fa mai male. Ah, no. Io mangio tutto, digerisco tutto. Ma chi l'ha detto che soffro di stomaco? Chi l'ha detto? Andiamo, forza, mangia, mangia. Io per ricompensa gliela do pure con dita. La carne, tu e il coccodrillo, tutto quello con che c'è. Dita. La mangi, la mangi. Tanta bua, tesoro. Mi sta passando. Ma non mi passa la rabbia a pensare a quel rompiscatole che mi ha rovinato una giornata. Stai calmo, la giornata non è mica finita qui, eh? Sembra che dormano. Andiamo in cabina. Ma sei matto? Ma c'è gente! Matto di te! Andiamo. Fai piano, eh? Dottore! Oh! Dove va? Le serve qualcosa? No, grazie, vado in cabina a prendere le sigarette. Se per questo le do le mie, no, esportazione. Ma io fumo Muratti con filtro. Anche queste hanno il filtro. Muratti, Magri, Muratti. Assondino, il dottore fuma Muratti. Amore.
Giacomo, cosa fai? Cara, non mi disturbare quando lavoro. Dottore, le ha trovate le sigarette? No! Lo vedi che è pericoloso? Se n'è andato. Amore. Dottore, le murate! Non voglio fumare, sto male, va bene? Le chiedo scusa. Caro, forse è meglio che andiamo, sai? Zitta, vedrai che questa volta non torna più. Sei sicuro? Certo. Mi ami? Sì. Quanto mi ami? Dottore, le ho portato pure il digestivo. No, ma perché non l'ho ucciso? Perché? Perché? Dottor Ruzzobello? Ma... Senta, Magri, lei la deve smettere di preoccuparsi della mia salute, delle mie sigarette, del mio stomaco, del digestivo, ha capito? Ma io lo faccio per il suo bene. No, lei lo fa perché vuole essere promosso. Beh, in un certo senso. Ma sa cosa le dico? Che mi dice? Sa cosa le dico? Che mi dice? Ti prego. Sa cosa le dico? Ma me lo dice, sì o no? Che noi andiamo sul pattino. Ah, bello! Andiamocene sul pattino. No, no, sul pattino andiamo noi. Appunto, andiamocene sul pattino. Magri, sul pattino andiamo noi due. Perché le signore le lasciamo qui? Noi due, io e mia moglie. Ah, non noi, voi. Va bene, ma non le farà male? Che se senta male? Che se senta male? Francesco Magri, stando così le cose... Sa cosa le dico? Che mi dice? Che mi promuove? No, che è licenziato! Ah, ma perché ti ho fatto? Ma perché ti ho fatto? Oh, il mio anello! Che? L'anello! Sarà in cabina. Signora, dov'era l'anello? È qui al dito! E come mai che il dito c'è e l'anello non c'è più? Venga con me, lo troviamo, lo troviamo. Fermi tutti! Venga, signora. Cosa è successo? Ho perduto l'anello! E dove l'avete perduto? Se lo sapessi non sarei qui a cercarlo! Mimì, al lavoro! Ma come cerchi un anello in mezzo alla sabbia? Ah, ho un'idea! Io vado a fare una cosa! Dove vai? Era un anello di grande valore! Cosa crede che porti anelli falsi? Oh, scusi, signora, non volevo insinuarla! È permesso! È permesso! Trovato niente? Ma che niente? In cabina nemmeno. No. Cerchiamo di riordinare le idee. Dunque, Magri stava qui. Signora, dov'è suo marito? Che ne so, io sarò andata a cercare l'anello. Attenzione, attenzione. La moglie dell'industriale Francesco Patanè ha smarrito sulla spiaggia. Zitto! Lo faccio tacere! Ripeto. Generosa mancia a chi riconsegnerà un anello smarrito dalla moglie dell'industriale Francesco Patanè, cabina 28. Ci manca solo l'Eurovisione! Dottore, dottore, ho avuto una bella pensata, eh! Magri, lei non è un uomo! Come non sono un uomo? Mi manca. Lei è un cadavere perché io la ammazzo! Andiamo, presto! Che c'è? Vieni. Dottore, dove va? Ma perché scappa? Accidenti, ci mancava anche lui. Oh, ma guarda, ma c'è lei, no? Va bene, va bene. Ma sarà impazzito improvvisamente. Per me l'anello è falso, ha paura di pagare la mancia. Carissimo Macri. Oh, onorevole Beduzzo. Come le bacio le mani. Bacio le buone. Se li lascia baciare. Sì, va bene, va bene. Francesco dov'è? Poco fa era qui, sarà andato in cabina. C'è anche sua moglie? Sì, una donna meravigliosa, affascinante, paradisiaca, una silfide, una bionda incendiaria. Bionda? Sì. Si sarà forse tinta? Non lo so se si è camomillata, non lo so. Onorevole, posso offrirle qualcosa? No, grazie, conosco i suoi sistemi. Sarà per un'altra volta. Non so, un comizio in una piazza grandissima. Ah, sì? E va bene, ci penseremo, eh. Le presento mia moglie. Ah, piacere, signore. Questo è il mio marmocchio. Salutami. Ah, bello picciotto. Come va? Sempre bene. Beh, allora ci rivediamo. Arrivederci. Arrivederci. Sempre facciamo le mani. Arrivederci. Arrivederci, onorevole.
È un uomo affascinante. Sì. Ci siamo conosciuti tanti anni fa. Meraviglioso. Sembra vero, sembra. Ma, Mimì, dobbiamo ritrovare l'anello a qualsiasi costo, va bene? Va bene. Al lavoro. Ecco il tè, signora. Sì, grazie, posa lì. Qui c'è proprio scritto la signora Patané, moglie del famoso industriale Francesco Patané. Ma cara, tu non hai perduto nessun anello. Non fare l'ingenuo, Ciccio. Com'è uscita fuori allora questa faccenda della moglie dell'industriale Patané? Ma non vorrei mica insinuare adesso che sono bigamo. Dammi un biscotto. Ma non c'è bisogno di essere bigami per portare una donna alla spiaggia e farla passare per tua moglie. Io? E tu mi credi capace di fare una cosa simile? Mamma, glielo dica lei. Dove sei stato ieri tutto il giorno? Beh, dove sono stato? Con l'avvocato Mancia. Per affari? Sì. Di domenica? Sì. Diglielo te, Concettina, che lo sai. Io? E cosa ne so io? Io so soltanto quello che mi racconti tu. Insomma, qui si sta facendo un sacco di cancà per un caso di omonomia. Ma di Patané a Roma ce n'è migliaia. Certo, certo. Ascoltami bene, Ciccio. Se io vengo a scoprire che tu hai fatto un torto alla mia figliuola, uno solo, tu ritorni ad essere quello che eri prima di sposarla. Hai capito? Beh, che cos'ero prima di sposarla? Non ero ricco, ma ero sempre, diciamo... morto di fame. E che significa? Anche Rockefeller era un fattorino. La povertà non è vergogna. Noi grandi uomini veniamo dalla gavetta. Certo, certo, siamo ben intesi, eh? Il dottore è in casa? Sì? Anche la signora? Sì, stanno in giardino, stanno facendo colazione. Non posso disturbarli, ma chi è, scusi? Non ha nessuna importanza chi sono. Io devo parlare subito ma con no, il dottore. Ma no, mi dispiace, lei non può andare. Ma me lascia fare. Ma no, non dottore! Dottore! Dottore Berduzzo! Guardi che c'è qui! Indovini! Indovini! Che c'è? L'anello! L'anello! Guardatelo! Ah, l'abbiamo ritrovato! Tutta la notte l'abbiamo cercato! Io, Assuntina e Mimì! Oh, scusate l'euforia! Non avevo salutato! Lei la mamma? Sì. Complimenti! Lei ha una figlia meravigliosa! Grazie. Attraente, simpatica, bionda incendiaria! E lei è la zia, mi permette? Sono magri, magri sono. E la signora dove? Chiamiamola, diamogli la bella notizia, l'abbiamo trovato! Signora, signora bionda, signora... ho detto qualcosa che non va? Permette, giovanotto? Prego. L'anello. Giovanotto! Dica tutto. La sua onestà merita un premio. Oh, grazie, grazie. Il signor direttore ha chiamato. Sì. Il berretto, Patané. Il berretto. Cosa desidera? La pillola per il mal di stomaco. Vede, ogni volta che vedo lei mi sento male. È come se avesse l'ulcera perforante allo stomaco. Vada, 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 vada! Pronto? Ah, sei tu. Aspetta un momento. Vada via, vada via. Chiuda la porta e non faccia entrare nessuno. Vada via! Non mi faccia perdere la calma! Pronto, mon ami. Lo sa che è stato proprio molto gentile a riportarmi l'anello. Ma sa che lei è molto simpatico? Perché non usciamo insieme una di queste sere? Quando vuole. Anche questa sera. Oppure se preferisce, anche subito. Va bene? Vengo lì. Cip, 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 cip. Je vais laisser ma chambre, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible de rester ici. Il y a un service terrible. Au revoir, monsieur. Au revoir, au revoir. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Oui, madame. L'avion des Southern Airways part à 3h. Vous vous trouvez à la gare à 2h30. Je vous en prie. Allô? Ja? Jawohl, gnädige Frau. Zwei Plätze mit Southern Airways. Dankeschön.
Yes, sir. Yes. Not at once, but at 5 o'clock with Sudan Airways. You are welcome. Working, taking down your stuff, fly city, galahantin, in the hoppy slice of flower. Ma che stai dicendo? Boh. Parli pure nella sua lingua. Venimo per venere o veno. Prego. Venimo per venire il vino. Capivo meglio prima. Qua che no, io te... Scusi, cerchiamo il signor Müller. No, il signor Müller non è in albergo. Ma è sicuro? Ah, sicurissimo, l'ho visto uscire poco fa. Ma noi avevamo un appuntamento a sé. Capisco. Non ci può dire dove possiamo trovarlo? Assolutamente no, innanzitutto perché non so. E poi perché quando non sono autorizzato, loro capiscono, vero? Comprendiamo. Prova con la mancia. Qui a Milano si ama le mance, non si usano. Ma tu provaci, non si sa mai. Ma perché devo fare sempre delle bruttissime figure? Provaci. Sì, pronto, portineria. Ah, sì. Ah, il signor Müller ha lasciato una nota per lei. Prego, dalle 9 in poi lo può trovare al Mocambo. Sì, sì, il signor Müller. Prego. Ero autorizzato. Grazie, signori, ma non ce n'era bisogno. Sì, fottio. Hai sentito? Lo troveremo al Mocambo. In Africa? Sì, in Giappone. Cammina! Oh, oh, ecco, ecco. La porta! Buonasera. I signori sono soli? Meglio solo che male accompagnato. Non dobbiamo cenare, cerchiamo il signor Müller. Ah, eccolo là. Sta ballando con una donna. Ciccio, vedeste che bionda. Bella, bellissima. Bionda di lusso, eh. Il signor Müller se la può permettere. Pensi che ce la presenterà? Per forza, se ci invita al suo tavolo è costretto a presentarsi, la usanza milanese. Mentre tu combini l'affare, io ci faccio un giro di ballo e le chiedo il numero del telefono. Ma che sei pazzo? Se il signor Müller se l'accorge, finisce a schifo. Guarda, guarda come se la stringe. Beato lui. Stai calmo, noi siamo qui per vendere la partita di vino. 700 ettolitri. Qui si decide l'avvenire della ditta Pipitone e Magri. Giusto, qui o si vende o si muore. Pipitone, Magri, che sorpresa! Accidenti, proprio a lui dovevamo incontrare. Non facciamogli capire che è il signor Müller. Io previdente sono, quello ci frega l'affare. Ce lo soca. Cerchiamo di liberarcene subito. Venite qua! Come va, viva i miei carissimi nemici. Questi signori sono miei concorrenti, due temibili concorrenti, ma anche due simpaticoni. Piacere. Beh, siete soli, accomodatevi qui con noi. Veramente, non vorremmo disturbare. E che disturbate? A tavola non si parla d'affari, si sta allegri, si fa festa, caro. Non si parla d'affari. Vedete quel signore che balla con quella bella bionda? Chi? Quello che balla in quel modo scandaloso. Via, non siamo mica in Sicilia, siamo a Milano, no? Lo conoscete? No, e tu? Mai vista. Comunque, il signor Müller, credevo lo conosceste, è nel nostro ramo. Cameriere, per piacere, due sedie per i miei amici, Il signor Müller, vi dicevo, è il nostro ospite d'onore. Stiamo festeggiando un grosso affare che ho concluso con lui. 700 ettolitri di vino pugliese da taglio. Non capita tutti i giorni. Prego. I miei amici. Ah, Pipitoni e Magri. giusto voi. Mi scusate per Hoshi, ma non ho potuto aspettarvi in albergo perché avevo già comprato vino da signor Fismara. Sarà per un'altra volta. Conoscete la mia signora? Il signor Pipitone e il signor Magri. Piacere. Molto lieta. Posso fare un giro con mia moglie? Se il signore è contento. Prego, prego. Lei permette, vero, signor Müller? Senz'altro. Sagoma e Camorra. Sodoma e Gomorra, come Pipitoni e Magri. Ah, erano soci. Non lo sapevo. È tutta la sera che insiste. Domani vuole portarmi ai laghi. Ma per me fa come ti pare, tanto ormai il contratto l'ha firmato. Senti, ma che cosa può succedere se scopri che non sono tua moglie? E come lo scopri? Quello sta in Svizzera e viene a Milano due volte all'anno.
Intanto noi due ci teniamo in contatto, no? Sì, caro, ma la prossima volta voglio molto di più, sai. Va bene, la prossima volta ne riparleremo, cara. Piena. Piena. Ma. Piena. Tutto pieno. Tutto pieno. Vuoto. Ciccio, ti comunico che tutte le botte sono piene. E le tasche vuote. La realtà è questa, che da quando siamo venuti a Milano per commerciare il vino non abbiamo venduto nemmeno una botte, anzi, neanche una bottiglia. Soltanto fiaschi. Perché noi che vendiamo fiaschi? No, i fiaschi li facciamo noi, la colpa è nostra, perché è il sistema che è sbagliato. E che sistema dovremmo adottare? Ma ti vuoi mettere bene in testa che qui siamo a Milano e i milanesi hanno il bernoccolo del commercio, come Vismara. E secondo te io dovrei avere il bernoccolo come Vismara? Ecco, tipicamente la tassicula. Mi scusi, signor Bergamasco. No, io non sono Bergamasco, ma mi adeguo. Ti adegui? Paese che vai, costumanze che trovi. Qui a Milano le donne lavorano come gli uomini e le mogli collaborano con i loro mariti e i loro mariti fanno gli affari come il signor Vismara. 600 ettolitri di vino da taglio alla faccia nostra ha venduto. Sì, però hai visto come ballava la moglie con il signor Muller alla faccia sua? Hai collaborava. E la chiami collaborazione? Ma ballare che è peccato. E poi non hai visto che c'era anche il marito? Sì, sì, ho visto che facevano il menaggio a tre, ho visto. Ah, non esagerare, in fin dei conti una stratina allegra, un ballo, una mangiata così in amicizia. Ma dove la trovi questa malizia? Super Pitoni e Magri al telefono. Al telefono. Pronto. Chi è? È Brambrillo, il senz'altro. Ci parlo io. Pronto, sono Brambrillo, come va la famiglia, oh streghettere? Uè, che il parla italiano, per piacere, perché mi capisci una gota. Senta, mi servirebbe una partita grossa pronta. Sì, tutto da taglio, siciliano. Benissimo. Beh, diciamo 700-800 ettolitri. Il cliente? Sono due di Bologna e vengono a chi è giovedì o venerdì. Li vado a prendere alla stazione e li porto lì da voi. D'accordo. No, guardi, aspetti. Non li porti qui. Fissi un appuntamento al Mocambo. Sì, sì, a cena. Una seratina allegra in compagnia, come si usa qui a Milano. Caro signor Brambrillo, adeguarsi bisogna. Arrivederci. Una seratina allegra. In compagnia. E con chi? E con chi? Adeguarsi bisogna. Noi due. Loro due e due belle signore. Femmine? E dove le troviamo queste femmine noi? Io previdente sono. Non siamo forse sposati. Le nostre donne. Non collaboro. 700 ettolitri. Collaboro. Bravo. Impazzisti, Ciccio. Dimmi che scherzasti, tu ridu. Ma quale scherzo? Quale scherzo? Qui a Milano siamo. Paese che vai, costumanze che trovi. Adeguarsi bisogna. Qui a Milano le donne collaborano con i propri mariti. Giusto. Grazie. Prego. Ma noi femmine oneste siamo, donne di casa. A noi cucinare, fare la calza, ricamare. Questo ci piace fare. E poi la sera, lo sapete, dobbiamo dire al Santo Rosario. Il rosario, lo direte dopo, a tempo indebito. Giusto. Grazie. Prego. Vi divertirete al Mocambo. È un locale fine, di lusso, elegante. In quei posti le svergognate ci vanno. E se lo viene a sapere lo zio canonico, ci pensate? Basta! Ascoltatemi, donne. Ascoltatelo. Qual è la prima virtù di una moglie? La purezza. No. L'economia. No. La geometria. No. La prima virtù di una moglie è l'ubbidienza al proprio marito. Giusto. Grazie. Prego. Quindi, noi vi abbiamo dato un ordine e voi dovete ubbidire. Grazie, scuse, prego. Za. Ubbidiamo. Entriamo, Santuzza. Obbedire dobbiamo. Obbediamo. Eppure l'indirizzo è giusto. Deve essere qua. Istituto di Bellezza Mari Brianza. Inter 5. Sì, è Milan 4. Entriamo. Ma che entriamo? Ci dissero di aspettarle fuori. Aspettiamo.
Vieni. Ciccio, guarda! Guarda! Belle, bellissime! Tutte al contrario di Carmelina e Santuzza. Ciccio, tu non mi crederai, ma io per quelle farei fesserie, pazzie! Spenderei anche 3.000 lire! Pazzo, pazzo sei! Hai avuto sempre le mani bucate! Sono il mio genere! Femmine melanese di lusso sono! Qui bisogna andare in battuta! Eh? Ah, Terum! Bisogna agganciarle! Bisogna remocchiarla. Ah, ma se aspettiamo le nostre mogli? Sei un bauscia. Noi dobbiamo chiedere solamente il numero del telefono. E questa sera le gettoniamo. Però. Hermeton, signorina de Melan, noi siamo qui col cuore in man. Turiddu, ma perché parli straniero? Carmelina, Santuzza, ma come vi combinaste? Come voi ordinaste, Ciccio. E noi obbedimmo. Ah. Ciccio, troppo buono deve andare. E beh. Questa è bella sul serio. Qual è la del conte del fattore? Non la conoscete? No, qua ci sono le signore. Ma cosa vuol dire? Sono sposate, no? Beh. Io scommetto che se ne raccontano loro una barzelletta, noi altri quattro qui diventiamo rossi come tanti gamberi. Non è vero, signora Carmelina? Ne racconti lei una. Senta, la signora non si chiama Carmelina. E mia moglie si chiama Santuzza. Ma che dici, Turiddu? Santuzza sono io. Oh, scusatemi. Con questo tingimento di capelli ho fatto una caca confusione. Perdonate. Si sono ossigenate di fresco. Beh, allora se permette io intanto farei un giretto con la signora Santuzza. Buona idea. Posso fare? Mia banco, la signora Carmelina. A morire. Venga, signore, si accomodi. Venga pure, venga. Tieni. Si accomodi. Prego. Ciccio, a me quello lì mi è antipaticissimo. Ah, questi bolognesi sono allegrotti. Sì, però troppa confidenza si prende. Ma a Milano siamo. E allora che se ne vada a Bologna a fare queste cose con le loro mogli? Calmati, io previdente sono. Ricordati 700 ettolitri di vino. E va bene. Guarda che mosse. Spalle nude, calze velate. Il rossetto è come se non bastasse i capelli color camomilla. E me? Ma perché se sono combinate così? Perché noi gli ordinammo di adeguarsi. E loro ubbidire. Guarda che ancora. Sono bolognesi. Ma io non mi riferisco ai bolognesi, mi riferisco alle nostre donne. Le nostre donne non sono bolognesi, sono svergognate. Ah. A faccia, c'è taglio. E un'altra cosa ci debbano spiegare. Come conoscono quel ballo? Andare alla scuola di ballo. A scuola di ballo? Me lo disse Carmelina. Impararono il twist, il Madison e il surfo. E la mossa. La mossa magari quella imparata. Ah, ma quella è facoltativa. Che bravo, bravo, ballerina. Ma ballo bene sul serio. Eccolo, Gianni. Alzati. E adesso fate ben voi altri un ballo con le vostre mogli. Ma no, restiamo in compagnia. No, non siamo mica gelosi. Ma che per idea. Non è mica geloso. Va bene. Oh, non approfitti per pagare il conto, eh. Io? Ah, non c'è dubbio. Vada. Non si preoccupi. E balli pur tranquillo. Camarillo. Lambrusco! Beh, senti bene adesso.
no, fino a questo punto, e tu togliti quelle malacce sporche. Tito, è il surfo. E vai a fare il surfamedico con tua moglie. No. Sandozza, non esagerare. Bada, Sandozza, cornuto non sono. Sei sempre sotto siciliano, è simbolico. Simbolico, non simbolico, lei se ne rimette. Ah, che capone. Cosa ci vuole? Noi andiamo tutti quanti al Tabarenga. Ci andiamo con due macchine. E nella più grande, che è la mia, ci portiamo le signore. E chi si è visto, si è visto. Dico, ma sei matto? Vuoi che ci squagliamo con le loro mogli? Ma dico, oltretutto, quelli siculi sono... Appunto. Come appunto? Ma ti pare che due siculi, sì, dico due siciliani, portano le proprie mogli al Tabarenga? E allora? E allora quelle mogli, le mogli vere, quelle sono a casa, chiuse sotto chiave, con la sicurezza stipendio. E quella lì chi sono? Ma sono due robette prese così per l'occasione. Ma non l'hai visto che non riconoscono nemmeno loro? È vero. È un vecchio trucco che si usa qui a Milano. Mi è capitato un'altra volta. Ciccio, accelera, non le vedo più. Ah, mica scappa, andiamo tutti al Tabarè. Ma sei sicuro che dovevamo mandarle con loro, Sandozza e Carmelina? Ah, nella 1008 stanno più comode. Sentiste come insistettero i bolognesi? Un riguardo ci usarono. Speriamo. Ma davvero non ci siete mai stati in un Tabarè? No. Ma no, non ve l'ha spiegato la mammina? No. No? E nemmeno i maritini? Ma... Allora ve lo spiego io, eh. Il Tabarè è un grande palazzo con tante stanze. Ah, ho capito, come un albergo. Ah, allora ci siete stati in albergo, eh? Sì, certo, quando facciamo il viaggio di nozze. Ecco, il Tabarè è un grande albergo, tale quale. Ecco, solo che nel Tabarè fa un caldo, ma un caldo... Un tale caldo che appena ci si entra bisogna subito spogliarsi. Ecco. Scusi, ha visto due signore con due signori? O due femmine con due mascoli? Qui ce ne sono tante di signore con due signori. Grazie. Prego. Femmina peccaminosa, donna di piacere. I signori vogliono un tavolo? I signori vogliono un tavolo? Dopo. Va bene. Avviciniamoci. Bed. Mi tolga le mani d'addosso, per favore! Non l'ho nemmeno assaggiata! Ma lo sai dire che non ha nemmeno assaggiata? Ma vuol piantare il vestito! Non è una cazzata siciliana! Si tolga di mezzo! Ma mi tolga le mani d'addosso! Se ne vada! Via, caraccio!
vedo l'ora che si tolga il fiore. È finito. Peccato. Peccato. Meno male. Come sarebbe a dire meno male? Dimentichi che devono arrivare le nostre mogli con i bolognesi. E che c'entra? È lo spogliarello. Ah, già, non è spettacolo per loro. A proposito, dove saranno? C'è visto, caro Metarossi, se ci siamo riusciti, è meglio farceli subito questi due bocconcini. Carme, che stanno dicendo? Ma di bocconcini stanno parlando? Pensano sempre a mangiare questi bolognesi. Ma a me non mi pare che parlano di mangiare. Carmelina, Santuzza, ma siamo sicure che proprio questo ci dissero di fare i nostri mariti? Ma... andiamo a casa mia. Intraprendente. Ciccio. Che fosse successa qualcosa. Ah, ma tu pensi sempre alle disgrazie. Io non penso alle disgrazie, io penso ai due bolognesi che a noi... Ah, non ci pensare, donne oneste sono. E virtuosissime. Ma scusa, loro non lo sanno che sono le nostre mogli. Lo sanno, lo sanno. E sanno pure che siamo siciliane, non si azzarderebbero mai. Ci mancherebbe. Ciccio, guarda. Buonasera, signora. Buonasera. Come sta suo marito? Mio marito? Sì. Chi? Il signor Bismara. Io. Bismara, ma non è mica mio marito. Cufù. Ma come, non lo conoscete il giochetto? Lo sanno tutti qui a Milano. Oh, mio marito, sì. Albeggio. Albeggio. Fiore. Le 5. Che facciamo? Che vuoi che facciamo? Che facciamo? Abbiamo cercato negli ospedali, nei tabaret, nei commissariati. Ma non abbiamo cercato negli alberghi. Toreddo. La sentiste quella che credevamo, la moglie di Vesmara? Qui a Milano il giochetto lo conoscono tutti. Non vorrei che a un certo punto i due bolognesi scambiassero le nostre due virtuosissime mogli per due di quelle... come si dice? Diciamo femmine di piacere mercenario. Diciamo due bottane. E diciamolo. Diciamolo, diciamolo, diciamolo. E con ciò cosa vuoi dire? Forse Carmelina e Santuzza non conoscono i loro doveri? Eh già, siamo stati noi a dire di essere gentili, carine. Anche compiacenti, ma non sino a quel punto. Lo so. Ciccio, io ho dei brutti presentimenti. Chissà cosa staranno facendo in questo momento. Ma che vuoi che facciano? Forse si staranno abbracciando, baciando, si staranno buttando lo zucchero addosso. La dolce vita stanno facendo, Ciccio, la dolce vita! Amoline, Carmelina, questi sono buffetoni. Hai ragione, Santuzza. Che ore sono? Sono sempre le 5. Sempre le 5. Ehi! Che vuoi? Volete due cornetti freschi freschi? Figlio di mamma zetella! Ma va, fa del bene alla gente, va. Stai calmo, stai calmo. Già si è sparsa la voce. Dici? Dico. Il tarlo del dubbio si è inserito nel pertuso della gelosia. E allora? Toreddo Magrè, non appena arrivano le nostre mogli, le quattro giornate di Napoli diventano una festa da ballo in famiglia. Stando così le cose, Ciccio Pepetone, le 5 giornate di Milano diventano un picchinicchio domenicale. E i vostri cavalieri bolognesi? Con loro tutto sistemammo. Ah. Voi comandaste e noi obbedimmo. Carmelina! Carmelina! Frase. Santuzza? Maturiddu? Santuzza! Ma... oh! Con tutta la forza ci difendemmo! Donne oneste siamo! Il numero delle camere dei signori Bozze e Fecozze. Gnocchi e Tarozzi. 147. Grazie. Ma chi devo annunciare? Pipitoni e Magrì. E faccia venire un'autoambulanza. Perché?
Ci sono due signore che si sentono poco bene. Ma veramente non mi risulta. Tra poco le risulterà. Previdente sono. Previdente. Sì? E chi sono? Chi? Fabio! Ehi, Fabio! Cosa è successo? Ci sono i mariti delle tigri. E dove sono? Giù, in portineria. E cosa facciamo? Beh... Dove siamo? Su un'autoambulanza. Cizio, previdente sei stato. Ma che è successo? Uè, vi hanno dato una bella bastonata, eh? Siciliani siamo. Bastonati sì, ma cornuti mai.